Cari amici di War Room Books, oggi vi parlerò di un libro speciale. Siamo in un momento della storia umana in cui la dimensione tecnologica sembra aver preso, non dico il sopravvento, ma certamente un ruolo centrale nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale è qualcosa con cui ci confrontiamo ogni giorno. La subiamo talvolta, ne approfittiamo, utilizziamo le sue occasioni, i suoi vantaggi e tal'altra, ma non tutti abbiamo capito che cos'è questo straordinario strumento che pure è entrato nelle nostre vite. E allora ce lo spiega un libro meraviglioso scritto da uno scienziato importante, La Scorciatoia, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Tenete bene a mente questo concetto, senza pensare in modo umano, perché questa è, diciamo, l'essenza e il vero punto di originalità di questo libro. Spiegarci come funziona l'intelligenza delle macchine. Come vi dicevo, a scrivere questo testo che è edito da Il Mulino e che è in libreria in questi giorni, è un grande scienziato, Nello Cristianini, professore appunto di intelligenza artificiale all'Università di Bath nel Regno Unito. È uno scienziato che ha studiato la teoria statistica dell'apprendimento delle macchine, la comprensione del linguaggio naturale, l'analisi dei contenuti dei social media e anche l'impatto etico e sociale delle tecnologie intelligenti. Di tutto questo ci parla in questo libro. E lo ringrazio per aver aderito al nostro invito. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi, grazie. E allora, la cosa sorprendente, devo dire, nella lettura di chi, come me, del tutto digiuno da una cultura scientifica, si è avvicinato a questo libro, è scoprire che il mio modo di ragionare, il nostro modo di ragionare, è completamente diverso da quello, delle macchine. Perché, come lei scrive, l'intelligenza artificiale è una cosa diversa dall'intelligenza umana. È così, professore? Senza dubbio, l'intelligenza è una cosa molto più generale che non l'intelligenza specifica degli esseri umani. E tante volte facciamo fatica a distinguere, perché siamo abituati, magari anche parlando di psicologia, a confondere l'intelligenza umana con l'intelligenza. Allora è utile distinguere, altrimenti le macchine resteranno sempre malintese. L'intelligenza è ovvio che esiste da prima di noi. E lo dico per chiarire che esistendo prima di noi, non ha bisogno di noi. Ci sarebbe stata comunque l'intelligenza sulla Terra. C'era al tempo dei dinosauri, c'era al tempo prima dei dinosauri, c'era al tempo in cui non esistevano gli animali, probabilmente. Diciamo gli animali terrestri almeno, perché dai fossili che vediamo troviamo segni di intelligenza negli animali marini, nei pesci. Ecco. Quindi va chiarito. Cosa intendiamo? E se volete ne parliamo dopo. Ecco, però appunto l'intelligenza delle macchine, io la definisco come lei la mette a fuoco con icastica descrizione in questo libro: fare la scelta appropriata in situazioni nuove, sfruttando relazioni statistiche nel proprio ambiente e facendo a meno di regole di condotte esplicite. La nuova scienza, scrive lei, delle macchine intelligenti parla la lingua della probabilità e dell'ottimizzazione matematica, non più quella della logica e del ragionamento formale. Che vuol dire in concreto? Vuol dire due cose distinte. La prima è, proprio come dice lei, che l'intelligenza è questo: sapersi comportare bene in situazioni mai viste, saper risolvere problemi interamente nuovi. Questo è l'intelligenza, è un'abilità e si può implementare o costruire o realizzare in modi diversi. Ogni animale potrebbe in teoria avere una strategia diversa per riuscire a gestire situazioni interamente nuove. Immaginatevi confrontarvi con una scacchiera, giocando a scacchi, e la configurazione sulla scacchiera non l'avete mai vista prima. Dovete riuscire a capire la situazione. È uguale trovarsi in un paesaggio nuovo, in un territorio nuovo, e cercare il cibo in un posto che non conoscete. L'intelligenza serve a quello. Ora, si
si può fare in mille modi. La seconda parte della sua domanda è perché la statistica? La verità è che si può fare in mille modi. Noi al momento abbiamo trovato solamente questo modo di produrre un comportamento intelligente, e che è il metodo statistico che descriviamo fra un minuto. Ma non è escluso che in un futuro qualcuno inventi un metodo diverso. Non lo abbiamo. Qual è il metodo statistico? Allora, dopo aver tentato di scrivere in modo esplicito delle regole di comportamento, perché noi speravamo, abbiamo sperato per decenni di scoprire regole di comportamento chiare, scientifiche, è così che devi comportarti quando traduci un documento, magari in base alla teoria della linguistica, o come ci si comporta quando si deve raccomandare un libro su Amazon. Abbiamo tentato. Il metodo logico, esplicito, delle regole scritte, non funziona mai bene nel mondo reale. E alla fine, dopo decenni di fallimenti, abbiamo detto proviamo a usare dei trucchi, ma trucchi di basso livello all'inizio. Guardi, pensi che quando scrive su WhatsApp e vede che WhatsApp è in grado di predire la prossima parola che volete scrivere, non è che capisce il significato di niente, non sa neanche le regole della grammatica. Statisticamente ha visto che dopo certe parole, la prossima parola, se io dico tanto va la gatta al lardo, il programma capisce che più o meno si continuerà come si continuerà statisticamente. Ovvio che si potrebbe imbrogliare un algoritmo, ma in genere, quando posso predire la parola mancante, posso anche predire quale film volete vedere su YouTube o quale libro comprerete, usando. Ecco, la interrompo perché lei ci ha detto con molta chiarezza che questo approdo non era scontato come in ogni prospettiva scientifica. Negli anni 80 e 90 la scienza dell'intelligenza artificiale si muove in una logica antropocentrica e cerca di imitare il comportamento umano, che è fondato sui simboli e sulla capacità logica di articolare. Ma Di stabilire delle regole che tengono una connessione razionale fra i simboli e i significati delle parole. Purtroppo non funziona, non ha funzionato, o meglio, non ha prodotto i risultati che ci si aspettava. E a un certo punto si è capito che attraverso l'immagazzinamento di miliardi di dati si poteva raggiungere lo stesso risultato, cioè predire il futuro, valutare i comportamenti di rischio di alcune situazioni senza capirle. È così? esattamente così, che bella sintesi. È proprio questo che è successo. Mediante l'introspezione, il matematico, l'informatico degli anni 60 si è chiesto: ma io cosa faccio quando ragiono? Cos'è la cosa più alta che posso fare? E ha pensato a un ragionamento simbolico, logico, matematico, no? È quasi una barzelletta. In realtà, quando la gallina attraversa la strada, non è che ragiona in modo simbolico, cerca di evitare di essere colpita. E noi probabilmente facciamo molte cose in quel modo lì, e non tutto quello che facciamo è fatto in modo logico, razionale, matematico. Immagazzinando quantità di dati enormi, abbiamo scoperto che è possibile prevedere le parole mancanti in un testo, è possibile raccomandare i documenti o i libri, ma pensi che è anche possibile tradurre. Siamo riusciti a tradurre i documenti dal francese all'inglese senza capirne il significato e senza imparare nulla della linguistica. Il metodo di oggi riesce a tradurre un testo dall'italiano all'inglese senza capirlo, senza imparare la linguistica, usando relazioni statistiche di tipo astratto e complesso, per carità, di tipo molto alto, ma non regole linguistiche, ecco. E poi questo Professore, si esporta ogni domenica. certo. No, le faccio un'obiezione, diciamo, umilmente la definisco senza iattanza filosofica, però lei ha detto giustamente, noi facciamo molte cose non razionali, però poi cerchiamo di ricondurle a una logica. Il nostro modo di ragionare fin qui, di articolare i ragionamenti è in qualche modo quasi la giustificazione della nostra irrazionalità, come se nelle parole ci fosse il dover essere e nell'azione ci fosse l'essere. Oggi lei dice non è più necessario quello perché noi andiamo direttamente all'essere, prendiamo quello che facciamo, no? E lo analizziamo e capiamo molto prima, ma l'archiviazione della logica non è un po' l'archiviazione della civiltà, mi chiedo. Bella domanda, io non l'ho mai vista in quel modo lì, ma capisco cosa vuole dire. Ed è un fatto anche sperimentale, se posso aggiungere.
Si sa sperimentalmente nei soggetti umani che molto spesso prendiamo decisioni per un motivo e quando ci si chiede di spiegarle, ci inventiamo a posteriori una spiegazione razionale. I neurologi queste cose le sanno, sia misurando i tempi, sia studiando pazienti che hanno il corpo calloso rescisso. Sono mille esperimenti ormai in cui si può dimostrare che l'essere umano decide per un motivo, ma poi razionalizza dopo. Questo ha ragione, è un fatto sperimentale. E quindi, Ora mi chiede, prego. quindi lei dice, meglio riferirci all'irragionevole razionalità dei dati. Ma io non dico Però questo. meglio, io dico cosa abbiamo fatto. Cosa sia meglio lo lascio agli altri. Però abbiamo fatto questo, quello che funziona oggi è questo, cioè riflessi statistici, ma anche attenzione complessi, perché poi, ecco, chiariamo una cosa. Il fatto che la macchina si basi su principi statistici non vuol dire che non sia in grado di capire il mondo. Ragioniamo, anche i nostri neuroni sono meccanismi statistici, ma organizzati in quel modo, in numeri enormi, coordinati a livelli di astrazione crescenti, comprendono il mondo. I meccanismi come GPT, da un lato, sono chiaramente statistici, dall'altro hanno, mi sembra, 14 o 19 livelli di astrazione a cascata l'uno dopo l'altro. Una forma di comprensione del mondo chiaramente ce l'hanno, solo che non ha nulla a che vedere con la nostra. Ecco perché dico le macchine non pensano in modo umano, perché qualcosa devono capire. Riescono a ragionare, ad astrarre, a generalizzare. Sanno comportarsi bene in casi mai visti, fanno quello che fa l'intelligenza. Qualcosa del mondo capiscono. Ma non possiamo aspettarci di trovare noi stessi o le nostre categorie mentali, perché lì non c'è speranza. Senta, professore, però per capire occorre una quantità di dati spaventosa, è vero? Lei ha usato questo slogan, la vita inizia con 1 miliardo di esempi. È vero. Cioè, oggi noi immagazziniamo la nostra esperienza in tutti i contenitori possibili con degli strumenti ovviamente della tecnologia. E quindi la mole di questa biblioteca virtuale che abbiamo costruito è più grande delle nostre stesse azioni, molto più grande. È Sì, così? qui van dette due cose molto. Ha ragione, è il punto giusto. Allora, prima cosa che forse non abbiamo spiegato, da molti anni ormai è possibile che un algoritmo possa imparare. Sembra una cosa un po' strana. Un algoritmo è un meccanismo rigido, è una serie di passi che vanno compiuti nello stesso ordine. Nel libro uso l'esempio della ricetta per fare il pane. È un algoritmo. Prendi la farina, prendi l'acqua, misurala, metti la temperatura. È una serie di passi, no? Segue i passi, ho fatto il pane. Questo è un algoritmo. Come fa una cosa così a imparare? Ebbè, se io mi prendo la libertà di modificare i parametri numerici, ovvero quanta farina, quanta acqua, quanti minuti, quanti gradi, cambiando queste cose, anche gli stessi passi cambiano la ricetta. Accordare, come un pianoforte, questi numeri consente di esplorare uno spazio di ricette enormi. Si immagini avere non quattro dimensioni, temperatura, litri d'acqua, chili di farina e minuti nel forno. Immagini di avere 175 miliardi di numeri sintonizzabili, accordabili. Questo è GPT. È ovvio che la macchina riesce a esplorare una quantità di comportamenti enorme e in base ai dati impara qual è il comportamento adeguato. Come fa? Lo fa studiando i dati del nostro comportamento. E qui c'è una regola che nessuno dice mai, e mi permetto di dirvela, una regola approssimativa è: tanti più parametri vanno accordati, quanti più dati servono. Per riuscire a sintonizzare 175 miliardi di numeri diversi dentro GPT, ci bisogno di dati enormi. Insomma, l'intero web, in tutte le lingue, ogni libro mai digitalizzato, ogni giornale, ogni copione di ogni film, ogni conversazione su Twitter, ogni cosa che c'era, l'abbiamo messa dentro. E la macchina ha imparato a capire il mondo da questo. Quindi ha capito tante cose interessanti, ha imparato a parlare, a tradurre, ha imparato anche a riconoscere gli oggetti nelle immagini. Ma chissà quante cose del mondo ha stracapito, perché non è che il mondo sia riflesso in modo neutrale nel web.
Certo, ma ha capito anche, e lei lo racconta con un aneddoto straordinario, cose che noi non riusciamo neanche a comprendere. È l'esempio della partita di Go, questa specie di partita di scacchi che il più grande campione del mondo di Go ha giocato con la macchina. E che cosa accade a questo coreano? Che era considerato Lee Sedol il miglior giocatore al mondo e che ha giocato appunto questa partita con DeepMind, che è l'algoritmo che lo ha sfidato. Le cinque partite, racconta lei a pagina 71, ebbero luogo a Seul durante una settimana sotto lo sguardo attento dei media. La macchina sconfisse il campione umano e questo forse non avrebbe dovuto sorprenderci troppo, considerando che già nel 1999 un computer chiamato Deep Blue aveva sconfitto il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov e che questo era già avvenuto in ogni altro gioco da scacchiera. La vera sorpresa fu quello che accadde nella mossa 37 della seconda partita, perché quello fu il momento in cui AlphaGo, questo è il nome dell'algoritmo, prese una decisione che tutti i programmatori considerarono un errore e così la considerò anche l'avversario. Nessuno riuscì a interpretarla, ovvero nessuno ne vide lo scopo o i benefici o quale funzione quella strana mossa potesse svolgere nel tentativo di circondare gradualmente sulla scacchiera i pezzi dell'avversario. Eppure, come divenne chiaro molto dopo, fu proprio quella mossa che pose le basi dell'attacco finale della macchina, portandola a una clamorosa vittoria. Non solo la macchina poteva fare cose che nessuno dei suoi programmatori era in grado di fare, ma faceva cose che nessuno poteva nemmeno capire. E questo fa un po' paura, però. Eh sì, la ringrazio di averlo letto perché è bello spiegare che parliamo di tecnica e di filosofia, ma raccontiamo storie perché non vorrei spaventare i lettori. Questa storia che le hai raccontato è un esempio, abbiamo tante storie nel libro, dovrebbe essere facile seguirlo. E questa storia serve a mostrare questo, che ci sono delle cose che le macchine possono sapere e che noi non possiamo capire. Sembra strano perché siamo cresciuti con questa idea che il cervello umano e la mente umana siano qualche forma la forma suprema di intelligenza, il pinnacolo dell'intelligenza, ma non è vero, non c'è motivo che lo sia. Ci sono molte cose che sono esistenti e comprensibili, cioè che possono essere comprese, ma non dalla mente umana. Ci sono delle leggi là fuori che potremmo sfruttare, ma non siamo in grado di comprendere. Bene, la macchina sta arrivando piano piano a comprendere delle cose che per noi sono incomprensibili e sarà una sfida anche culturale per noi rapportarci alla macchina così. Nel caso del gioco del Go, la macchina ha fatto delle mosse che né il programmatore né l'antagonista, che era il campione del mondo, che nessuno ha capito. Non si riusciva a capire, a spiegare, non c'era spiegazione. Ma il libro è un altro esempio, l'esempio poi del gioco, il videogioco Qbert, chi ha voglia di leggere troverà, è un altro esempio in cui il videogioco fa delle cose che per me sono inspiegabili. Perché andrebbe detto che la mente umana, il cervello umano, per riuscire a funzionare deve fare deve fare delle assunzioni sul mondo, che sono arbitrarie, che sono utili, ma non sono sempre vere. E noi siamo vincolati a comprendere il mondo in certi termini. Per esempio, dalla nascita, gli infanti umani comprendono il mondo subito in termini di oggetti che interagiscono fra loro localmente, che non possono scomparire. E quando facciamo scomparire un oggetto davanti a un infante con un gioco di prestigio, l'infante fa la faccia sorpresa, perché è una cosa che non ha senso. Anche i primati, ma anche gli infanti umani. Ci aspettiamo che il mondo si comporti in un certo modo. E questo modo qua può essere giusto o anche ci può limitare. Questo ci limita, ci sono delle cose nel mondo che non sono fatte così e noi non le potremo mai capire. Ecco, in questo predire senza comprendere, che poi è una forma di comprensione, come lei ci ha spiegato, ma insomma è un paradosso che lei ha utilizzato per rendere efficace l'azione delle macchine, lei dice che il machine learning è la tecnologia dedicata all'individuazione di relazioni e regolarità nei dati, estraendo quelle di cui possiamo fidarci e
evitando di essere ingannati da coincidenze al fine di fare previsioni affidabili. E oggi siamo in un tempo in cui c'è una malattia del nostro tempo, lei la definisce anche con un termine scientifico, la pareidolia, che è quella malattia contemporanea sostanzialmente attribuire connessioni inesistenti a fenomeni casuali e che si connette a molte eresie antiscientifiche, dai Novax ai No Transition ai terrapiattisti. Insomma, c'è una tendenza del nostro tempo di stabilire queste connessioni e dargli dei significati sbagliati. Questo rischio la macchina non lo corre? Sì. Sì, mi piace che lo dice perché lei non lo sa, ma per coincidenza questa mattina ho scritto molto di questo, perché sto lavorando su un prossimo progetto, e in cui si parla proprio di questo, no? E cosa sono i fatti? E certe cose sono coincidenze, sono correlazioni accidentali, altre cose sono vere. E gli esseri umani hanno la tendenza a collegare un po' troppo talvolta. Allora, la storia è questa. Abbiamo avuto un grande vantaggio evolutivo noi, nell'essere bravi a collegare i fatti, a trovare delle piccole relazioni utili. Le cerchiamo sempre. Solo che non siamo bravi a gestire le situazioni in cui non c'è nessuna correlazione. Se io le mostro il cielo stellato, che è un insieme di un firmamento, un insieme di puntini luminosi che non hanno una logica, ogni civiltà ha trovato le costellazioni, più o meno. Perché non possiamo evitarlo. Cerchiamo di collegare i punti. E ci sembra di aver trovato qualcosa che in realtà non c'è. E c'è gente che vede le facce nel toast, no? nel bruciato del toast, nel pane bruciato. Noi non riusciamo a smettere di cercare le correlazioni. Se ci presenta qualcuno dei fatti indipendenti, scollegati, è facile cercare un collegamento, magari dietrologico, una cospirazione che spieghi tutto, ed è una malattia. Allora, questo non è la cosa nuova di questo tempo, è la tendenza umana. Gli scienziati hanno imparato da almeno 500 anni come tenere sotto controllo le proprie debolezze. Come facciamo a sapere che una legge che abbiamo scoperto non è una coincidenza? Perché siamo tentati tutti di andare in laboratorio e trovare delle leggi. Pensi durante il Covid, gli articoli che abbiamo visto noi, c'era un collega israeliano che pubblicava sul giornale che aveva scoperto che l'epidemia si autoestingue da sola in 10 giorni. Perché? Perché ha visto dei dati in un paese secondo cui dopo 10 giorni il virus finiva. È facile vedere delle coincidenze e crederci. Ovvio, uno scienziato è addestrato da una vita a evitare questi inganni. Certe coincidenze sono coincidenze. L'uso della statistica ci aiuta a capire quando sono accidentali o quando sono basate e motivate da un meccanismo nascosto. Per l'uso finire, della statistica ci aiuta a capire. Dopodiché non viene meno la nostra responsabilità di decidere, e mi spiego meglio, perché se viene meno la nostra responsabilità di decidere, il rischio è che noi rinunciamo anche a un pizzico della nostra libertà, che è l'altra faccia della responsabilità. Voglio raccontarglielo con un esempio mi consenta di farne un esempio, se posso. Sì. Ma prego, allora la faccio dopo, mi dica. La nostra libertà è un bene altissimo, ma non si estende fino al punto di scegliere i fatti. I fatti si seguono da soli. Certo, però prendo un esempio concreto. L'ipotesi di utilizzare l'intelligenza artificiale per decidere se concedere o meno la libertà condizionale a un detenuto. Sì. L'analisi dei dati ci racconta il rischio di recidiva analizzando un'immensa mole di precedenti giuridici e confrontandoli con quelli della storia giudiziaria del condannato. Mi corregga se sto sbagliando. Ma la domanda è, ma che cosa ci dice questa casistica giudiziaria rispetto all'irripetibilità di una singola traiettoria di vita? Cioè, possono i numeri dire di più della responsabilità del magistrato di sorveglianza di accordare o meno fiducia a quel singolo condannato fidandosi del suo pentimento e della sua rieducazione? Ma io, di tutti i luoghi in cui metterei una macchina intelligente, l'ultimo è quello. Cioè, non so perché si deve andare lì. C'è ancora da automatizzare gli ascensori degli edifici, i parcheggi a pagamento, i taxi, c'è da fare tante cose utili con i computer. Io non capisco perché si deve andare a lavorare sulla libertà condizionata. Eppure in America c'è una compagnia che vende questo servizio e si mette... Lei mi chiede se
se un giudice può fare meglio. Questo non è l'argomento. I giudici fanno anche loro degli sbagli, e si sa, e ci sono degli studi a proposito su quanto sbagliano i giudici umani, ma secondo me è un fatto di dignità. Un essere umano, per motivo suo intrinseco, va giudicato da un suo pari, deve avere l'opportunità di spiegarsi e di farsi capire con i nostri criteri tradizionali, con la giuria, col diritto all'appello, con l'avvocato. A me sembra che usare un algoritmo sia lesivo di qualche dignità profonda delle persone, ma questa devo dire è un'opinione e io cerco sempre di tenermele per... Vedo anche il libro com'è, mi tengo le opinioni per me stesso normalmente. Senta, professore, il libro è molto bello, voglio dirlo ai nostri lettori e voglio testimoniarlo a lei, perché lei non parla solo da scienziato, diciamo, innamorato delle prospettive scientifiche che persegue, ma ne coglie anche i rischi, i limiti. Io, per esempio, lei stesso ha detto all'inizio di questa conversazione, ma noi siamo andati in quella direzione, però poteva accadere anche diversamente. Di fatto siamo andati nella direzione di scegliere i dati e quindi il dato dell'esperienza come l'elemento centrale di questa nuova costruzione. Ma mi chiedo, l'uomo ha impiegato 4 secoli per affrancarsi dall'esperienza attraverso la scienza, che è capacità logica di muoversi da un punto noto a un punto ignoto, seguendo regole di logica. Ecco, adesso non è un po' un paradosso che la tecnica ci riporti all'esperienza? È un bel paradosso. Se intende che la scienza sia una descrizione teorica del mondo, stiamo facendo dei passi indietro. Stiamo scoprendo che si possono fare previsioni a basso costo. Quando io vado, come esempio paradossale, facciamo che io vado a chiedere dei soldi al governo e chiedo, ho bisogno di 2 milioni per studiare la meccanica celeste. Questi mi diranno, ma cosa ci guadagniamo noi? Io dico, ah, con la meccanica celeste siamo in grado di prevedere dove cadrà il prossimo asteroide, il meteorite. Ah, è utile, è valido, e quei soldi. Insomma, ho giustificato la spesa in base all'utilità delle predizioni. Se arriva qualcuno che può fare la stessa previsione senza la teoria della meccanica celeste, solamente a macchina, non è più facile per me spiegare perché voglio i soldi. E allora io devo spiegare qualcos'altro. È bello per l'essere umano comprendere il mondo nei suoi termini al di là del potere predittivo. E questi mi diranno, va bene, è un'esigenza estetica, vai nella fila con i poeti e i ballerini e i pittori. Perché a quel punto lì il potere predittivo è delle macchine. Abbiamo diviso queste due cose. E secondo me un filosofo della scienza, un epistemologo, dovrebbe interrogarsi oggi su questa distinzione che succede adesso. Non c'era prima. Certo, è uno spartiacque, come molte scoperte scientifiche cambiano anche diciamo, i paradigmi culturali e le domande del futuro. E questo certamente ha questo effetto. Ma c'è un aspetto proprio più scientifico che voglio chiederle. La capacità di immagazzinare dati ha un punto di saturazione? Cioè, noi in futuro dovremmo sempre trovare il modo di aumentare questa capacità e sarà possibile con gli strumenti tecnologici che disponiamo, oppure dovremo imparare a predire con un numero di dati, diciamo, non, cioè dovremo inventare una dimensione qualitativa della previsione, non solo quantitativa. Allora, qui è il mio lavoro, io sono quasi 30 anni che faccio solamente machine learning statistico, quindi è una cosa che mi sta molto a cuore. Abbiamo dei sistemi, uno è il sistema della learning curve, la curva dell'apprendimento, cioè in cui mettiamo sul grafico le prestazioni della macchina rispetto a quanti dati ha visto. Prima lei mi ha detto che la vita inizia con 1 miliardo di esempi. Io mi ricordo ancora quando ero uno studente, si addestravano le macchine con 10.000 esempi. Un giorno ci è arrivata la notizia di un collega nel Wisconsin che aveva addestrato una macchina su 1 milione di esempi. A noi sembrava incredibile. Adesso abbiamo messo non 1 miliardo, molti miliardi di documenti dentro GPT. Ebbene, la curva della prestazione sta ancora salendo, cioè giunti in fondo all'esperimento, non è piatta. Il che suggerisce che se ci mettessimo altri dati, diventerebbe ancora migliore. Allora, perché non li abbiamo messi? Perché tutto sommato il web si è esaurito. Cioè, è grande quanto è grande, i libri sono quelli che sono, anche se ci mettiamo i giornali del prossimo anno, sono una briciola ormai.
Quindi, da un lato, la macchina può imparare di più, il disco può tenere più dati, ma dove li troviamo? È possibile che si debba uscire da questi dati archiviati e collegare la macchina col mondo esterno, perché il mondo dell'esperienza si può esplorare. Esplorando e sperimentando, uno può trovare dei dati in più. Ci sono delle cose anche un po' etiche, perché mettere una macchina a contatto con le persone diretto per impararne, è vero che lo facciamo già, perché su YouTube e su TikTok è così che funziona, ma GPT non fa questo. Ci saranno delle discussioni da fare, ma la prossima frontiera è questa: i dati che abbiamo sono finiti. Dove li troviamo? Nell'esperienza del mondo. Ha senso mettere la macchina lì? Io suggerisco di pensarci un attimo. L'intuitività senziente della macchina in relazione all'esperienza umana, la vediamo, lei lo ha detto, per esempio nel rapporto che esiste fra questi grandi network della comunicazione e i gusti e i bisogni dei cittadini, salvo poi scoprire che forme di condizionamento ci sono e sono tutt'altro che poco pervasive. Il libro lo racconta molto bene, così, professore. Sì, perché è bene ricordare alla gente, ai colleghi, che non è che l'intelligenza artificiale incomincia nel novembre del 22 con GPT. Sono 30-40 anni che ci lavoriamo su questa versione qua. Quello che vediamo dentro TikTok, dentro YouTube, è intelligenza artificiale. E infatti andrebbe detto qua, se posso, cos'è la scorciatoia, perché altrimenti la gente non capisce. Proprio adesso è il momento. Per fare questa versione che abbiamo detto, quei dati, abbiamo preso tre scorciatoie. La prima l'abbiamo detta, usare relazioni statistiche dove invece si usavano leggi logiche. Due, addestrare le macchine non con i dati fatti su misura dagli esperti, ma vendemmiando i dati dal web. E terza, quando si vuole dire alla macchina qual è l'obiettivo dell'utente, non chiederlo all'utente, ma osservare l'utente in modo costante. Tre scorciatoie. Relazioni statistiche, dati del web e osservare sempre l'utente. Mettiamo insieme queste tre cose, ci salta fuori YouTube o Facebook o TikTok, che impara guardandoci cos'è che ci farà cliccare continuamente. Questa è intelligenza artificiale, nel senso che può perseguire i propri obiettivi con utenti nuovi e con contenuti nuovi, fa quello che deve fare, a qualunque costo. E questi grandi network, dice lei, sono questi, no? Bene. Al di là degli effetti desiderati del primo ordine in cui la macchina aumenta il traffico, ci sono degli effetti indesiderati del secondo ordine in cui la macchina potrebbe avere degli effetti non previsti, per esempio il benessere emotivo dell'utente, la dipendenza comportamentale, ovvero addiction, la polarizzazione dell'utente, il fatto che uno continui a vedere sempre più contenuti del tipo che ha già visto, pone il rischio che le persone diventino radicalizzate, polarizzate, infelici, dipendenti. Tutto questo non è pienamente esplorato, ma è un effetto dell'intelligenza artificiale sulla società, perché lì l'abbiamo messa a contatto diretto con i bambini e con le persone. Ecco perché ho detto prima di addestrare il prossimo GPT in questo modo, suggerisco di pensarci bene. Lo abbiamo già visto il suo impatto, per esempio, nella dimensione politica, anche nella dimensione della democrazia, lei lo scrive, in quella disintermediazione che si è prodotta, per esempio, è la frattura dei corpi intermedi che il web ha portato addirittura in Italia con l'idea di costruire una forma di democrazia diretta, no? Un'utopia della democrazia diretta che passasse attraverso il Parlamento virtuale del web. Poi non ha funzionato sul piano politico, però resta evidentemente la frattura che si è prodotta ed è tutta da ricomporre. E oggi che facciamo? Lei dice che non possiamo realisticamente tornare a un mondo senza intelligenza artificiale. Dobbiamo, anche perché ci serve, dobbiamo riuscire a trovare una convivenza con questa tecnologia. E ci sono alcuni principi. Il primo è quello della ispezionabilità, cioè che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo capire come funzionano queste macchine. Ecco, questo principio oggi è assicurato e garantito? Dunque, la legge è. Beh, qui sono dei consigli su come fare le macchine in modo sicuro. Poi c'è un altro lato che sto lavorando proprio adesso, su cosa possiamo fare noi, i nostri figli, ed è un lato importante, come educare i ragazzi. Ma dal punto di vista della tecnologia e delle leggi, è vero, la legge europea che sta uscendo prevede che la macchina abbia degli obblighi che possono essere solamente soddisfatti se è ispezionabile, perché è ovvio che una risposta valida non può essere
Non lo so. Se io chiedo a una compagnia, ma il tuo algoritmo crea dipendenza, o crea polarizzazione, o crea malessere emotivo, la risposta non può essere non lo so perché è una rete neurale illeggibile. Non possiamo accettare questo. La domanda è come si può ispezionare un meccanismo di quel tipo lì? Perché la conoscenza è scritta in modo non simbolico. Chi va a leggere questa cosa? Io suggerisco di lavorarci seriamente e un'idea è quella di fare dei test dall'esterno, come si fa con i farmaci. E molto spesso in un farmaco non conosciamo i principi metabolici dettagliati del funzionamento, ma abbiamo un processo antico di fare dei test sui pazienti e sugli animali per vedere cosa fa. Temo che per un po' di tempo faremo così con gli algoritmi, senza capire a fondo quello che sanno veramente, dovremo ispezionarli dall'esterno. In futuro spero di arrivare al punto di capire a fondo cosa fanno internamente e ci sto lavorando più veloce che posso. E noi ci auguriamo che questa sua ricerca abbia un risultato positivo. Per intanto non possiamo che consigliare ai nostri lettori questo straordinario testo, La Scorciatoia, scritto da Nello Cristianini, edito dal Mulino. Professore, tutte le volte che la tecnica ha prodotto delle grandi accelerazioni nella storia, no? Ha creato delle disintermediazioni. Mi viene in mente quando Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili e Lutero va nella chiesa di Wittenberg e dice: guardate, cari fedeli, non abbiamo più bisogno del prete per parlare con Dio. Abbiamo lo smartphone dell'età moderna, la Bibbia, ci parliamo noi direttamente e in fondo è la prima forma di disintermediazione che si ricordi. Però poi si producono delle grandi fratture sociali come lo scisma luterano, la rivolta dei contadini, eccetera. Poi però la cultura si è rimessa al governo della tecnica. Lei crede che siamo in un punto proprio di accelerazione in cui questo rapporto fra ciò che si può fare e ciò che si può capire di ciò che si fa è un po' squilibrato? Bisogna che la cultura e anche l'etica risormontino questa fuga in avanti della tecnica e possono ancora farlo? Guardi, senza dubbio, siamo in un punto di cesura, di quelli grandi che si studiano a scuola, quando impariamo a dividere la storia d'Italia o del mondo in grandi stagioni. Siamo a metà, siamo in una cesura, questo non c'è dubbio. E va capita secondo me utilizzando le culture non solo scientifica ma umanistica. E credo che sia ovvio questo. Mi sono posto il problema da tempo, come fare a capire, da quelli che possono capire queste cose veramente, non conoscono il meccanismo, sia i politici che anche gli umanisti, gli storici, i filosofi. E ho visto tanta filosofia fatta con buone intenzioni, ma sulla base delle storie che vediamo su Hollywood, mentre la realtà è diversa. E mi sono posto il problema: tutto questo talento che c'è, come potremmo lavorare insieme a fare la filosofia e la storia e le leggi che ci servono su un argomento così distante che nessuno poi ha rappresentato sui cinema? E la mia soluzione è stata: il linguaggio deve essere semplice e chiaro, così possiamo parlarci insieme. Questo libro nasce solamente dal bisogno di scrivere tutto quello che sta succedendo in forma chiara, così che poi chi di dovere, politici, filosofi, sociologi, possano ragionarci su, senza doversi basare su Hollywood o sugli attivisti o sui lobbisti. Io nel mio piccolo ho scritto in modo esatto quello che ho trovato, ho controllato ogni fonte 10 volte. Quello che non era controllabile l'ho tolto, quello che ho messo è garantito perché l'ho controllato. Speriamo che di riuscire tutti insieme a capire il momento in cui siamo. È un momento molto, molto unico questo. Professore, posso assicurarle che questa pedagogia che lei si proponeva è pienamente riuscita, perché La Scorciatoia, edito dal Mulino, è un libro meraviglioso di facile leggibilità che ci mette dentro il cuore di queste problematiche, come appunto un grande scienziato può fare. C'è da sperare però che i politici, gli intellettuali a cui è diretto stiano un po' meno sul web e tornino a frequentare anche le pagine, o magari lo leggano sul computer, purché lo leggano. Grazie Nello Cristianini, grazie di aver aderito al nostro invito. Grazie cari amici di War Room Books, noi ci risentiamo venerdì prossimo per un'altra proposta. Buon weekend a tutti. Grazie.